Il voto evapora insieme ai consiglieri, la revoca della delibera che abolisce il pronto soccorso e riorganizza Solofra slitta forse a luglio. Il clima è torrido, l'esponente del Movimento 5 Stelle Ciampi che ha promosso la mozione spiega. La mozione ha ad oggetto una delibera di giunta che si occupa di sanità regionale e di quello aspetto della sanità regionale che purtroppo continua ad essere presente nella nostra regione, che è quella dei tagli. Dei tagli che continuano ad avvenire, nonostante l'uscita dal commissariamento, che è stata sbandierata a mo' di risultato nella scorsa campagna elettorale, omettendo che siamo ancora nel piano di rientro. Livio Petito e la maggioranza gli fa eco da Erpino. Quando si sbaglia bisogna avere il coraggio di dire e rimediare. Il coinvolgimento dei sindaci di tante comunità, mi consenta, avrebbe meritato men altro rispetto ed attenzione. È un grido di dolore e di preoccupazione di un territorio che è anche il suo territorio, che ha attribuito alla nostra coalizione una vittoria bulgara. Un grido di dolore che non posso non ascoltare. Per rispetto del sostegno che abbiamo ricevuto e che non può farci voltare dall'altra parte per mera convenienza politica. Questo ci ha spinti a portare la questione all'attenzione domani del Ministro Speranza. La mia azione politica si muoverà, e questo lo dico a scanso di qualsiasi equivoco, perché io mi sento consigliere della maggioranza, però quando si sbaglia si deve avere il coraggio di dire che si è sbagliati. Avrebbe non votato il presidente della Commissione Sanità Vincenzo Alaia, per lui il pronto soccorso a Solofra è solo questione di insegne. Pronto soccorso con il decreto 70 prevede una classificazione come il DEA, DEA di primo livello e DEA di secondo livello. Al pronto soccorso dovrebbero afferire la chirurgia, l'ortopedia, la ginecologia, la cardiologia e quant'altro. Noi volgarmente definiamo pronto soccorso un posto dove arriviamo se ci sentiamo male e ci assistono. Guardate, anche fare speculazioni in questo senso qua è grave, perché per sé in questo piano, in questo presidio di Solofra, è previsto un punto di primo intervento, che io semplicemente potrei scrivere là vicino, pronto soccorso è la stessa cosa, è la stessa cosa. Allora io faccio appello ad evitare la demagogia, perché se vogliamo salvare quell'ospedale si deve andare in questa direzione. Guardate, io sono estremamente convinto. Io potevo utilizzare una metodologia diversa. Mi affiancavo alle manifestazioni, avrei preso qualche consenso in più. Ma non è così, non avrei fatto l'interesse di quel territorio, perché quel territorio non avrebbe avuto più quel presidio ospedaliero.